Col 69,35% dei voti e più di 20.700 preferenze, Federico Piccitto è il nuovo sindaco di Ragusa, esponente del Movimento 5 Stelle, ma con la capacità e per certi versi l'originalità di aprire durante i ballottaggi anche ad altri movimenti civici e partiti. Piccitto lascia soltanto 9.156 voti e il 30,35% al suo competitore Giovanni Cosentini. E da domani apre una nuova stagione nell'amministrazione di Palazzo dell'Aquila. Ho sentito questa spinta da parte della città di cambiare, di liberarsi da vincoli, da una situazione che andava avanti da anni, da un blocco su tanti aspetti che ci hanno impedito di decollare. Quindi questa è una vera e propria festa di liberazione e di ripartenza per Ragusa. Ci sarà da mettere mano subito al bilancio per andare a vedere quali sono le disponibilità dell'ente e qual è la reale situazione. E poi bisognerà cominciare a rimettere in moto la macchina amministrativa, occorrerà cominciare ad attrezzarsi per i fondi europei, perché dobbiamo necessariamente riuscire a sfuggire al problema del patto di stabilità attingendo altre risorse. Ci abbiamo puntato molto su Ragusa, devo dire su questa provincia che aveva dato già i buoni risultati sia per le regionali che per le nazionali, essendo la provincia dove avevamo raccolto più voti. Sapevamo che ci poteva essere nel germe questa cosa, frutto anche di un ottimo lavoro da parte del movimento della città, proprio il movimento ragusano del 5 Stelle, e frutto anche della scelta del candidato sindaco, che in maniera diciamo inopinabile è una persona che veramente si è riuscito a far voler bene, a catalizzare il voto anche di chi sostanzialmente non voterebbe per il 5 Stelle.